Buonasera signori! Buonasera Buonasera. Buonasera. a tutti! Allora, qui c'è già un dibattito in corso. Che succede, Allora, Graziano, se non ci sei stato ieri, oddio, in realtà non so se ne possiamo parlare, sai, boh. oh. Non lo so. Effettivamente Vabbè. non lo so. Allora, Franco già gli ha detto, però giustamente Graziano non sa che cosa vuol dire. Vabbè, penso che si possa dire in realtà. Siamo stati uno, Scagionati. cioè io vado a finire il caffè, me lo finisco adesso mentre ci parliamo. Sì, vati, vati, vati. Qualcuno, non sappiamo chi, abbiamo scoperto una cosa che si fa spesso a quanto pare, e ci ha comprato un tot di bot per... No, penso che possiamo, anzi lo diciamo anche in nostra difesa, tra l'altro, perché non siamo stati noi. Qualcuno ci ha comprato tutti questi bot. Per farci finire nei guai, tra virgolette, però da quello che abbiamo capito su internet, non succede mai che finisci nei guai, cioè, ti trollano in questa maniera qua, ti comprano i bot, che sono questi utenti falsi, che ti fanno views o iscrizioni false, e così Twitch giustamente dice, no, non se può. Se vai a vedere, siamo a 732, ma non è vero, eravamo a 45, se non erro. Sì. E questo è. E abbiamo scoperto, poi dopo la live abbiamo cercato di capire meglio, abbiamo scoperto che a quanto pare è una cosa che succede. Sì, succede molto Saranno stati spesso. 600 e passa follower tutti insieme, tant'è che si era bloccata tutto, bloccavo tutto. No, ma Svarberg mi pare c'era, però mi pare non avevamo detto il numero esatto. No, Erano. ma in chat se ne sono usciti poi. Ops, scusate, 16 tipo. Sì, però erano 688 in 10 minuti. E Qualche bel quindi. simpaticone o qualcuno di voi che non vuole dirlo, che vuole farci un favore, ma non si può fare. Comunque, sappiatelo. Sì, non si può fare. It's illegal. Così. E quindi niente, abbiamo dovuto segnalare il problema a Twitch che ci ha già scagionato. Però Mora Però dobbiamo aspettare. sta facendo delle ricerche interne per abbattere questi canali. Allora, io direi di partire. Scusate, io direi di partire subito visto che abbiamo poco tempo. Le cam, come sempre, su Formula 1 non le mettiamo. Non le mettiamo, purtroppo mi dà problemi la roba che sta in secondo piano rispetto a Formula 1. Calcolate che Formula 1 è proprio un gioco di merda di per sé, perché comunque ha Sì, molti problemi. speriamo non succeda niente stasera, tra l'altro. Non è Esatto, detto. Graziano, visto che tu non c'eri, guarda il logo com'è bello, mo. Aspetta, Op. Tiè. Guarda che sciccheria, guarda che sciccheria. Questo l'ha fatto Ila Storm. Ah, occhio che Ila Storm mo è moderatrice, eh. State attenti, ragazzuoli. Attenzione, tipo a me stasera un po' mi laggerà la chat perché sta in secondo schermo e anche quella da problemi con Formula 1, ma abbiamo altri occhi. Sì, c'è sta. Guarda, Ilia Storm è un sergente di ferro, per questo io la adovo. Un sergente di ferro? Sì, come si suol dire? Come si dice? No, vabbè, Severa, no, cioè, sì. così sembra. Severa, già ne abbiamo parlato, ha detto tranquillo Marco. Ci penso, io ci penso. Io ho detto brava ragazza. Quindi state attenti. Rispettate le regole, che non so quali siano. Lo sincero. Non so. Però state attenti perché Ila vi guarda. Vogliamo procedere, signor Tarrulli? Zac. Prego. Signor Harfarahal. Allora, aspettate, mo vi. Cioè, mo c'è. Già siamo in lobby, già siamo pronti, ragazzi! Già siamo pronti!
Pronto, fa 10 secondi, se vuoi mi torno pronto. No, che non, perché non pronto? Prova se non Ok. si vede in live, sai? No? Sì, si Prova a vedeva, vedere. porca troia! Ok. Vado a vedere. Serve che ti vado a vedere. Sembra poi vedere volo lì, volissimo proprio. No, Cerdo. ok, si vede. Ah, ok. Io c'ho l'immagine e tu c'hai la chat. In due famo Sei uno. un po' d'azione di Formula 1. Vedi Esatto. ancora la battaglia di Ah, ragazzi, Hamilton qua contro dovevamo fare Verstappen? la Vedi gara di ancora Baku. la gran. Siamo quasi alla Come partenza. Ecco partivamo? come si configura la griglia di Io oggi. male, sicuro. Duke in posizione E in io pole primo. position. E appena E dietro tu Bottas, sempre, sì. Max Verstappen. È perché Azerbaijan è Hamilton la gara mia. invece. Norris, Ma hai visto Ricciardo. quanto ho fatto con la Williams? Gasly e No. Hamilton. 1,42. Bottas. Mortacci, come cazzo hai fatto? E che Sì, ma puoi dire posizione. con la Toro Rosso, con l'Alfa Tauri, Hamilton quanto ho con fatto, per Luce. favore, ai nostri clienti? 40 e Vettel e 1,40 e Raikkonen. per 2, mi pare. Giovinazzi, Oh, ma tu Mick, dove cazzo Schumacher. stai? Yuki Tsunoda inizierà Che più ne so? indietro a causa di una penalità in griglia di Sarò ultimo, partenza sarò. presa in precedenza. E Sì, perché Schumacher Tsunoda te l'era venuto addosso. completo e Kimi Ah, già. Raikkonen completa la griglia. È vero, non me lo ricordavo. Eh beh, io sempre 4-9. Questa non cambierà mai, penso. Siamo 5-8. pronti? Io sì. E lì! Mamma mia, ci è stata svernicia! No, io ho già rotto l'ala. Saremo pure allenati, ragazzi. Vabbè, No, io non sono. No, mannaggia. tranquillo. È un danno molto serio? Sì. Sì. Non ce l'ho. O così me lo Dai, dici? non si può iniziare così, però. Vabbè, io scappo. Scappa, scappa, vattene. Scappa, corrice Nemesis. Basta, scusate. Allora, abbiamo fatto una simulazione prima. Conferma modifica. Ho confermato pure The Bonsai. È andata malissimo. Oh, Mazepin, togliti! Mazepin! Ma che fai? Ingegnere, zitto. Capito, Mentre Mazepin d'accordo. si è girato, io mi sono castrato contro. Ma pure dato No. l'avvertimento collisione. Vabbè. No. Però sto davanti a Mazepin. Bravo. Ah, però non gira, avevo dimenticato che non c'ho le. Non c'ho le ali. Bevi la Red Bull. Non abbiamo la Red Bull, se no le ali ce l'avevo e come. Scusate la battuta di bassa lega, però Lo so. l'amianto è sempre stata una lega un po'. Gli ho dato 4 secondi e mezzo, sti pezzi di merda. Niente, io rientro, chiaramente. Vabbè. Posso fare altro. Però sì la palla, sì la palla. No, hai sbagliato sport, credo. Niente, io in gara c'ho proprio dei problemi mentali, a quanto pare. Non so stare nel traffico, forse, ecco questo. Questo sì, vabbè, normale. Non hai fatto la gavetta come me. Con la Caterham, mamma mia. C'ho un brividino di freddo proprio per quanto faceva schifo qua la macchina. Faceva più schifo la Caterham che la Williams da adesso. Ti dico solo questo. Ottimo. Ma esiste ancora? Ecco. No, ringraziando Dio, è fallita. E ci sarà un motivo. E beh. Qua la macchina ormai l'avevano fatta nera perché pure se gli facevi un colore le macchine ti sverniciavano e rimaneva il nero, capito? Quindi là ormai. Poi c'è stato un periodo che era verde shock.
proprio first reaction, first reaction shock. Ma tu state lontani. A tanto modo dovranno far pit stop, qualcuno magari frocia. Speriamo no io. Comunque io stavolta mi sta salvando il culo Norris, perché ha in bagarre con Verstappen, mentre nella simulazione che abbiamo fatto prima Verstappen era molto libero, infatti mi stava dietro al culo. Oh, oh, oh. Vai. Vai Paulino, vai porco. E io però mi devo grattare, qua è un problema. Però costate, madonna. Tranquillo che puoi recuperare. No! Marco, ma porca puttana! Marco, manco la safety car hai fatto uscire fuori, tra l'altro. Com'è possibile? Sto in mezzo. Non sei stato nemmeno inutile. No, non c'è. Ah, adesso sì. Safety car virtuale questa. Eh sì, io l'ho detto, l'entrata del castello per me è un divello. Io non c'ho molto problemi là invece, perché? Non lo so, non lo so. Io mi sa che sono oltre il delta per un attimo. C'è qualcosa? No, c'hai 10 secondi per ritornare al verde. Ok. Ma no, sempre così va a finire. Stai scrivendo in chat, mi sa. Sì. Franco! Guarda che te banno, pezzo di merda! Che dice? Che ha detto? Ho preso il muro, fratelli. Ragazzi, sono scarso forte, però per Marco io proverò a fare qualcosa. Effettivamente però ho preso il muro, fratelli. Ah. Effettivamente l'ho preso. Ragazzi, mi dispiace, però vabbè, dai, guardate per The Bonsai. Oh, come bandiera verde? Bandiera verde, bastardi! Non ho recuperato un cazzo! Ti sei sacrificato per niente! Sì, eppure mo ho fatto il botto al castello. Ah, ma ho fatto un attimo, guarda dove stanno, no Marco, ma che... Dai, zitto! Va bene. Tu intratteni la chat, però fai qualcosa, commenta, che ne so. Sì, sto commentando. Si vede, Bonsai è in curva 1. La sta affrontando in questo... L'ha affrontata molto bene. Ok, vai così. Allora, ti dico un po' di informazioni. Sì. No, non te le dico, lascia per te. Sto lontano, lo so. Oh! Oh, che era? È una svirgolata. Io sento che qualcuno mi sta per doppiare, non so perché... No, doppia no. Guarda, pensavo di qua, eccoli. Ciao ragazzi! Non te distrarre! Allora, ecco, qua ho preso proprio il muretto alla tua sinistra, quello là. Che schifo. Allora, sta andando un po' di gente ai box. Bravo, sta incominciando a fare curve bene, eh? Posso dirtelo? Va bene. Ma... Orco dei due! Tutto a posto. È stato un attimo. Un attimo di sbandelatezza da parte di The Bonsai che... Come finestra del pit stop? La finestra del pit stop?
Ma io ormai che devo. Che finestra c'è? Ma di fare un altro pit stop, te? Non penso, no. Perché? Che cazzo è solito? Sto chiedendo a te, tu muri, chiedi a me. Che ne so? Oh! Oh! Oh, oh, oh. Ogni tanto va. Beh, fanno. Credo stiano facendo il tifo per te. Vai. Franco sicuro. Almeno non arrivo ventesimo. Siamo 19. Sì, è vero. Ricciardo un'altra volta i box. No. Non lo so cosa sta succedendo. E infatti, Franco, forza del bonsai. Forza del bonsai, sei con noi. Del bonsai, sei con noi. Sei tutti i nostri eroi. Tuz, 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 para, para, tuz, tuz, tuz. Bravo, guarda come l'ha affrontata questa curva, bravo. Hai recuperato un botto, bravoci. Viaggia, viaggia a livelli stratosferici. Mick Schumacher, come cazzo hai fatto arrivare là? Vedo qualcuno. Ah, ecco perché gli hai recuperato così tanto, perché ha fatto box. Box, box, box. Box dolce. Ma chi è, russo? Sì, Mazepin è russo, bastardo, pezzo di merda. Va battuto, va battuto. Va battuta. Oh, no, ragazzi, siamo contro il razzismo. Ricordatevi che Putin non è la Russia, non è il popolo russo. Ricordatevelo. Ma tu stai a guida, guida! Scusate. C'ha troia, annaccia. Allora, ragazzi, siamo contro il razzismo. Ovviamente la Russia non è tutta così. Porco del disco. Lady. Ride da solo. Infatti, attenzione. Mi sa che rimango ventesimo, ragazzi miei. Questa è la. Vabbè, allora, però, per chi forse. Per chi non c'era. Io te l'ho detto, se tu mi finisci la gara, io sono già molto contento. A danni come stai messo? Aspetta, mi sta a parlare. Condizioni veicolo. Tutto a posto. Ok, vai, 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 vai. Riscatta l'onore. Riscatta l'onore della famiglia Sanfl. Mazepin, dove sei? Guarda, non ti vedo. Vai, 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 che ce la farai? Sto pan di zenzero, a capirmi non potrai. Yeah! Questa era una nuova canzone del CD che si intitolerà I dolci di Gino Massari. Ma quello è un video di Space Valley. Ah, sì? Eh sì. Tu guida, però! E sto guidando. Ah, se no poi ti distrai. Allora, potete vedere che davanti ai Debozzi sono due edifici uguali. Quelli si chiamano le Torri di Babele. Perché si chiamano così? Perché le torri hanno una conformazione che ricorda molto la Torre di Babele, la famosa Torre di Babele fatta ad archi e quadrelli. Quindi, se voi vedete, mo non lo potete vedere. Al prossimo giro continuerò la spiegazione. Ciao. Eccole le Torri di Babele, che sono ben 4. No, boh, sono 3, 5, 27, non si sa. Ricordano molto la conformazione dello stinco di San Marco. Ecco perché si chiama Stinco de Santo. Mamma mia, mi stava scivolando al volante.
Oddio mio! No! Che cos'oso? Sì, che cos'era? Che è successo? Non lo so! Aiuto! Ma stavo andando dritta, perché è andata tutta storta? Ragazzi, questo è il problema di questo gioco. Il lag. Cioè... Ma no, non credo sia stato lag. Credo che ho fatto qualcosa io, ma non capisco cosa. No, dai, girami macchina, per prego, no. Condizioni veicolo. No, lo dici te! Lo so già. Che te sei rotto? Che fa cagare. Lala. Ma porco disco, però, dai. Dai! Conferma la gamba di strategie. E conferma la strategia attuale. Io mi annoio, però... Continuo? No, conferma la strategia, scusami. Ho confermata, però che cazzo la conferma fa che? Ho capito, sì, non puoi continuare così. Era verdognola pure, secondo me questa è da giallo. Vediamo, abbiamo una telecamera molto periferica. È gialla. Sì, ma se... non c'è più. Credo che mo' sia diventata rossa. Posso ritirarmi? Cosa continuo a fare? Ti ho detto, dovevi finire almeno la gara. Finisci almeno la gara, porco due. Vabbè. Ma avete visto che là, dove ho fatto il botto, ci stanno le scintillazze? No, non ho visto io. E dalla mia visuale, sì. Non gira, mi sono dimenticato che non gira. L'ha fatta apposta, ragazzi, l'ha fatta apposta. No, giuro su Dio. Bannate The Bonsai 94. Non posso, è vero, Franco. E allora, vedi. No, è vero, sarà riferita a qualcos'altro la scrittura. Sì, no, che c'è stato nel scintillazzo dove ho fatto il botto io. Ragazzi. Guardate, si stanno... Stavo cercando di non perdere troppo tempo. So che non ci ho pensato che non girasse. Io non parlerò mai più nella live. Ora sarai tu a intrattenere. Vabbè, però pure tu hai fatto il botto, che vuoi? Io ho fatto punti! Che punti hai fatto? Nel corso del campionato ho fatto punti! Ah, ok. Vabbè, però per sta gara deve essere la tua preferita, la tua è... E... La sto cannando di brutto. Ovunque poi, con qualsiasi macchina, perché? Non lo so! Mannaggia, mi andava male questa. Ottima giornata. Ma vaffanculo, va! Penso sia fantastico. Che gli dico, mo? È solo questo, posso dire. Penso sia più che altro colpa della scuderia. No, non comment. Meno volubile, non so che cazzo ordi. Contatto con Nikita, quando è successo? Non come ricordo. Oh, se vuoi cifre che ti piacerebbe un'offerta da Alfa Tauri. Assolutamente! Sì! Sarei fortunato se mi volessero. Sono una grande scuderia. Vada a fanculo, Williams. Vai a fare in culo, Williams. Vabbè, riesco a rispondere. Come non riesci a rispondere? Ma nemmeno più questo sai fa. È perché non riesco a leggere mentre... Allora, nessuno di voi vuole... Non so se... Oggi era una calamita per idioti. Va bene questo. Perché? Da solo, ho fatto, Infatti... Ed è incredibile quanto sia il telaio, molto bello. Molto bello, guarda, infatti lo stiamo rifacendo tutto da capo, però molto bello, molto bello. È quello che ho detto, telaio. Mi fai un... Allora, quartier generale, vediamo cosa modificare a questa bellissima macchina. Tutto. L'occhio di Orlando, ostia! Allora, risorse settimanali, 300. Voglio dire, a me piace abbastanza la livrea. Vabbè no. Non possiamo modificare un cazzo. Abbiamo solo 300. Guarda. Oh, Canada! Oh, sì, cazzo, Canada è semplice, No, non mi dico così, perché se mi dici così poi faccio peggio, perché mi sento... Avanza nel calendario, per favore. Ora non mi cagare il cazzo perché il Canada è la gara più stupida del calendario. Va bene. Ma no, che cos'è quella curva lì a fiocco di neve? A fiocco di neve? No, ma a fiocco dove? Di neve, a fiocco e basta, all'accetto, alla punta. È una semplice curva a gomito. E sostituisci il cambio. Ecco, ho detto.
Il cambio attuale è svolto. Ah, Sì, sì, fai sì. costruire il cambio, Perché sì. dopo 6 gare puoi cambiare il cambio. Fai il cambio del cambio. Che adesso andiamo un botto forti. No. Ok. Cambi solo più veloce le marce, credo. Non lo so. Io vado alla prossima sessione, se ti dispiace. Vai. Devi. Porco cane, voglio 5 su 5 a tutto. Almeno No. questo me lo devi. Piove, ottimo. Ecco. Ciao. Marco, ritira tutto quello che hai detto. Lo devi ritirare adesso. Tutto. Non puoi volere niente da me. No, se piove no. Io non so. Come non sai? No, 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 no. Se piove non mi assumo le responsabilità di niente. Bravo, dimenticato che nel Canada c'è stato Vai, questo problema. Che gestione nel delle quote. Canada! Va bene così, va bene. Il tracciato è Quelle azzurre sono bagnato, per il bagnato, inizia a sì. girare con prudenza. Azzurre sono full wet, full bagnato quindi. Ah, fa cagare proprio sta pista. Guarda che mescola che c'ha. Poi ci sono le verdi intermedie che piove, non piove. E poi basta. Quelle da bagnato sono solo due. Mamma mia, come piove! Oh! Diciaci? Mamma mia come drifta! Ma che sei matto, Marco? Ma dai, che semplice! Vai piano tu, vai piano, vai Perché piano. piove, non è quello! Ma vai piano! Io sto andando piano, ma tu mi vuoi superare, vai, eh! No, ti sono venuto addosso io. Eh no, vai! Ma bagnato, sto in difficoltà pure io su sto tracciato. Ah, ok. Occhio a qua, queste due curve. Te li giri facile. Allora, sì. C'è il muro dei campioni. E Che è il muro dei campioni? mo te lo faccio vedere. Se. Oh, Oh! se ci arrivo. Si intitola così perché tutti i campioni sono andati a sbatte. Ma che io non vedo niente, che mi devi far vedere? Non vedo nulla, non vedo. Sono queste due curve! Ah, ok. Ecco, questo, dove sto io, è il muro dei campioni, questo. Perché la gente ci va addosso? Sì, tutti sono andati, Schumacher, Häkkinen, tutti i campioni ci sono andati addosso. Ma come cazzo si guida? Aiuto! Oh, no! Cosa facciamo vedere a questi ragazzi? La merda! Ma perché deve piovere? Se amore in gara pioverà! No, ma pare solo nuvolo in gara. Il Ah, ok, ci sto. Mi piace il grigio. grigio. Mr. Grey. Hai rotto qualcosa? Bravo. No, no. Però ho perso step. Non morì. Vabbè, però già che non è bene loro In queste vabbè. condizioni meteorologiche guiderai in mezzo agli schizzi delle vetture che ti precedono. Sto sul viola, ma Rigore da sicuramente il bagnato tempo di mi dirà rally troppo smuovono fino a lento. 65 litri d'acqua al secondo. Povero il visore del tuo casco. Quindi ricorda di lasciare un bel po' di spazio alle altre auto. Ma che sta Non di sto dobbiamo matto? correre rischi inutili in questa Ma che sessione, sta di sto ok? matto? Che dice? Ingegnere, zitto! Ok, Ma che d'accordo. cazzo senti? Ma che sei stupido? Povero il tuo visore del casco! Che diceva? Con questa pioggia sicuramente ti prendi tutti gli schizzi e le altre macchine. Povero il visore del tuo casco! Ma Ma che è stupido! questa è una frase da mongoloide, cioè, no, mongoloide sta No, poco, no, ho sbagliato. Dai, ragazzi, no. sto scherzando, dai. Però mi dissocio. Anche io. Eh no, tu non te puoi dissociare. Ho capito, che devo fare? Ti devi prendere le tue colpe. Ah, Fuori dai ok. Tortillas! Fuori, ragazzi, esco, vado via, ciao. Mamma mia, che brutta cosa che sto facendo. Mamma mia, quanto è difficile. Non riesco a fare il delta verde. No, vabbè.
No, mi sto rigirando, non c'è da sbattere. Ok, va bene, va bene. Va bene, bravo, bravo. Però già che vuoi dire, la mantieni, hai il controllo del mezzo. Mi piace. È gustoso. È accattivante. Però di nuovo non farò il delta verde, mo. Beh, quello perché sei un pezzo di merda, però vabbè. No, perché mi rigiro. No! No! Beh, tranquillo, però questo è un primo assaggio. Sicuramente, dai, provi due o tre, non... Sta spiovendo, dice. Ma chi t'ha detto? L'ingegnere. Ma mandala a cagare. Ho fatto tutto viola! Da bagnato! No, io sono un ragazzo madre, eh? In quel senso. Ho sbagliato. Scusate ragazzi, ma mando start, c'ho pure la na sbatte poi. Faccio far computer un attimino. Ah, aspetta però, sì. Oh, niente, mi rigiro box sempre. In questo giro. Box in questo giro. Per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Che lo rifaccio. O sai perché ti giri sempre? Perché tu dai troppo gas. Ma piove, non so come fare andare veloce e Lo so, sì, però devi... Alle curve qua devi dare, diciamo, molta meno potenza. Ma un bastardo, questo gioco piove sempre, da quando abbiamo iniziato questa serie piove sempre. Questa serie? Vabbè, serie di Twitch. Twitch. Prova e riprova. Pioggia, sfida completata. Porca puttana. Ma abbiamo fatto solo schifo, abbiamo fatto... Quando mai abbiamo... ma sai, solo la prima gara ho fatto a podio, bah. Ho fatto a podio. Allora, a podio. Qua il box è dritto per dritto al rettilineo. Quello prima delle due curve. E quindi basta e vai dritto... E c'è un froci proprio davanti, capito? Ma tu sei sicuro che stai spiove? Guarda quanto cazzo sta piove, oh. Ah, quello mi ha detto così, quello. Non so, non so, meteorologo. Che non sei? Che hai detto? Che, ma l'ha detto quel tizio lì, non l'ho detto io. Non sono meteorologo. Non sono quello io. Non so, ho visto. Allora, no, ma piove sempre. Ci, ma dove lo vedi? P2 col sole. P2 col sole. No, non è che lo vedo io. Me l'ha detto l'ingegnere. Io non so. Ingegnere. Oh, quando piove, però c'è una luce dentro i cosi. Meno male. Sì. Riproviamo. Ci riprovi? No. Che faccio? No. Sì, ci puoi provare, tranquillo. Vai. Tanto la gara... La gara? È bella. Ok. La qualifica un po' meno. Ma ha peggiorato la pioggia o sbaglio? Sì, secondo me sì. Ma perché mi prende per il culo l'ingegnere? Ma tu già sei uscito? Sì. Ah, sì, comunque è peggiorata. Mamma mia, come sto! Scivola! Sì. Allora, ragazzi, qua ci vuole un po' di concentrazione, perché... La mamma di Istolti è sempre incinta. Quindi la mamma di Odino. Chi ha fatto il botto? No, io mi stavo rallentando perché mi stavo mettendo bene con la serie. Sei un bastardo allora. Ma siamo nell'hot lap, sopra fa tutto. Nell'hot lap? Sì, perché è caldo. Mamma mia. Freni! Ok. Che era il baffone? Perché? Qui! Frenalo.
ok, ho capito come si fa sta curva da bagnato, perfetto. Ma io so fa gestione gomme. Che schifo. Che? Non riesco a fare la gestione gomme. Lo sai, pure io ho problemi? Col delta sto a posto, ma con la gomma sto rosso. Eh no, io col delta adesso sto messo male. Dai, e no, non riesco a fare le curve. T'ho seguito, Carcola. E come si fanno qua le curve senza consumare le gomme, porca puttana? Non lo so. Invece sto provando, cioè, adesso sto viola, ma se stai viola, vai in rosso. Inevitabilissimo. E questo primo... da prima. Ma devi fare il primo settore a palla e poi cercate Joe Strutter, primo Erderta e le gomme. Ciao, Ci. Mannaggia quel demonio. Che palle. Ma ricomincia. Ok, sto il viola. Che violone e che deltone. Fatto. Bastardo. Fatto. Fatto. Non riesco. San caramello. Nardarello. Sì, ma qua è come camminare sull'uovo. Però solo un uovo. È inutile. L'uovo? Oh oh oh! Vai, riprendi il delta, riprendi il delta, ti prego. Non lo riprendo. Dai, ma è caduto il giro, dai. Sta troppo giù. Sta quasi un secondo, 0,9, ti è. Tu perché poi ti butti giù, invece se può recuperare quello 0,9. Vabbè, mi sono rigirata, Marco, ma non riesco. Ma non riesco? Basta, basta, box in questo giro. Box in questo giro. Ok. No, non si può fare, ci riesco. Avete fatto cacca, eh? Pensavate che... Passo d'altro. Fai strategie di gara. Sì, sì. Può perdere tempo e basta, non riesco. Ragazzi, sono un pippone. Un pippatore, no. No. Sì, ma levati dal cazzo, ma... E cazzo, ma sei lento tutto il giorno, ma sei sempre... mo sei qua! Ma perché deve piovere? Tranquillo, prove libere 2, prove libere 3, non piove. Dovrò dare sfoggio del mio pisello lì. Però intermedie, attenzione, si montano le intermedie. Un tre giri con le intermedie le faccio, così ci abbiamo, metti caso piove all'improvviso, perché qua in Canada può succedere questo. Ci abbiamo già le strategie con le intermedie che può, capito, garantirci un agni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 gn
Ragazzi, come sempre, se c'è qualche problema alla live, scrivetemelo. Yes. Che io mo sto concentrato a giocare, sinceramente non guardo la live. Ah, le verdi, le verdi. Te l'ho detto, queste sono intermedie. Cioè che sto scrivendo? Sì. Però spiove, però è ancora un po' bagnatiella. Porco disco. O magari sta piovigginando e c'è quel muschio selvatico che si forma sulla strada, capito? Non mi è chiarissimo, però mi fido. Eeeh!
Perfetto, perfetto. Dai! Arco 2, oh. Siamo in bolla, siamo in bolla. Non è successo niente. Vai, 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 vai. Vedete, ragazzi, quando prendete confidenza con il mezzo, succede questo. Che succede? Niente, tu tranquillo. Tu guida, io sto parlando con la mia chat. Ah. Tu fai quello che devi fare, fai quello per cui sei nato. Schiantarmi? Avrei detto bestemmiare, però va bene uguale, dai. Meglio schiantarsi. No, non è vero. Oh! C'ho il DRS rotto. E per palle? E per palle? Ma sempre a te? Che te faccio io? Più 1 e 4, vabbè. Io non c'ho idea di come si guidi sta macchina sotto la pioggia, mi sa, perché... Ma mi sa tu un po' in generale sotto la pioggia. No, vabbè, ma perché manchi di esperienza, mica perché sei una pippa. Ok. No, ma come cazzo, io faccio pianissimo, veramente piano faccio. L'accelerata o la curva? L'accelerata, la curva, tutto. Ma mi giro lo stesso. Se vede, fai ancora troppo forte. È minchia. Ho capito. Dai, Stroll, sei stato adottato. Sì, vabbè, più 7 e 4. Ma di che stiamo a parlare? Ma io che sto a fare? Le prove io, che le sto a fare? Ecco, se sa asciugare la pista, sì. Più giri e più asciughi la pista. Ecco, e più sbando. Non sono quello che corre là. Oh! Box in questo giro. Non va. Non sto facendo niente. Ma incredibile, niente, non sto facendo nulla. Cioè 0 su 5, se 0 su 5? Tutto 0 su 5, tutto 0, non ho fatto niente. Io con la pioggia non riesco, mi dispiace. Diciamo che tu non riesci, ma sì, perché? Sì, ma perché non c'hai l'esperienza. Ops, non erano qua. Come non erano qua? Non erano qua i box, ho sbagliato. Porco, tu è imboccato. Infatti non vedevo la linea blu, però ho detto, boh, magari so io che non vedo. È qui, Ha trovato? Sì, è qui, sì. Ok. Guarda che non sono qui box. Ah no? Ah, non posso? Ragazzi, un giorno vedete un bonsai primo. O almeno terzo, guarda, sarebbe fantastico. Ma anche terzo ci andrebbe bene. Io te l'ho detto la mia previsione. Per quale gara tu sei molto portato, secondo me. Quale? Te l'ho detto 800.000 volte. Spielberg. Austria. Perché? Perché tutto si può dire tutta la dritta. Grazie a cazzo. Che era sta risata? Oh. No, ho fatto 1-5, 0-5 e 1-5. Vabbè, allora qua la situazione cambia. Vabbè, facciamo familiarizzazione col tracciato. Facciamo 1-1 anche qui. Facciamo 1-1-1. Ma va a cagare.
Ma ragazzi, tutti in chat. Oh. No, ragazzi, non lo fate. Allora, Vai. Che ce la farei? Sono un po' di zenzero, acchiapparmi non potrei. Mi divertimo con la familiarizzazione qua. Mi divertimo proprio. Ah, io sono riuscito a fare tutta viola. Ma tu sei riuscito a fare tutto bene, ho capito già. Sì, vabbè, quello sì. No, non tutto bene. Come? Non mi è chiaro questa cosa che ha detto. Puoi ripetere, per favore. Mi sono rigirato. Come una poeta malas. È la mia specialità, lasciamela, è l'unica cosa che so fare. Cioè, ragazzi, avete visto? Ho recuperato 6 decimi. C'ho ancora il DRS disattivo, Disattivo. Si dice? Vabbè, ma il DRS ce l'abbiamo tutti disattivo, piove. Eh sì, però io c'ho proprio il problema, cioè c'ho il triangolino rosso. Vabbè, ma adesso non possiamo nemmeno usarlo, quindi. Sì, ma si dice disattivo. Oddio, perché mi sono sto dubbio? Disattivo. Non è attivo, è disattivo. Sì, sì. Non si dice tipo disattivato. Marco, ma me fai. Guarda qua che. Lasciami stare. Senti la chat che ti dice. Ila, tu che sei più colta. Rispetto. Si dice disattivo o disattivato? France. Lo voglio bene, France. Davvero, Francesco, questo è pezzo di merda. Non è vero. Te sta più a per culo, Francesco. A parte, ma se Francesco non ci sta, sai? Come no? Ci stava? Che ne so. E allora? Cosa sempre. Tu hai mai visto Batman e Francesco dentro la stessa stanza? No. E allora, fatele due domande. Non ho mai visto nemmeno mia madre e Francesco nella stessa stanza, ma questo non vuol dire niente. Come no? Io l'ho visti. Tu sì, io no. Oddio mio, mi sto sentendo male, voglio. Allora, c'è stato Francesco, c'è stato, bella Francesco! Ah, bella Francesco! Ascare che... Francesco, da come mi hanno detto, mi hanno spedito la cosa, Quindi tra poco verremo a montarti... Mamma mia. Questa curva gomito per me è un problemone. No, dai, sì, no, la curva gomito. Ah, beh, perché sì. Slitti. Ah, ci posso pure sta. Però non. Cioè, quando è asciutta la gara, non voglio sentire che sto curva gomito è un problemone. Ho capito, io le curve ho problemi. Se fosse tutto dritto, è facile. Perché non giochiamo ai giochi di un quarto di miglio, eh? Chi sei? Vin senza piombo. Yes. Vabbè, niente male, mi hanno detto. Ora punta viola, impossibile. Ma già tanto che sono riuscito a finire il programma, stai calmo, stai. È finito? Sì, devo solo puntare il viola, dice. Ragazzi, a 50 iscritti andiamo alle grotte di Fasassi a fare il percorso quello con gli speleologi. Ma che cazzo sta di questo? Ma mi hai fatto pure sbagliare una porta. Ma che cazzo dici? Oddio! Stavo cercando di capire che stavi a D. Oddio! Mi sento Malox Plus. Mi stava a cazzarà questo. No, non girare, vai avanti. Quella tua strada, macchina di merda. Sì, comunque questa te la faccio passare perché veramente è una macchina di merda. Allora, mancano 5 minuti. Allora, ti posso dare qualche update. Prove libere 2 e 3 col sole. Qualifiche 1, 2, 3, sole pioggia. E poi la gara non lo so perché mi è oscura. Bastardo.
Ultimo allora, Ila, aspetta che Ila non ha sentito la domanda. Ila, si dice... Non me lo ricordo più, come ho detto? Disattivato. No, disattivato è la cosa giusta. Disattivo. Disattivo. Allora, si dice allora, disattivo... Disattivato, ci ho pensato adesso, è venuto in mente. No, no, no. Si dice disattivo o disattivato? Ma che hai visto tutto, no? No, che cosa hai fatto? Ottimo, no niente. Comunque dai, però impegnati un pochettino, non dico tanto. Marco, io ci ho provato, ma la pioggia per me è un problema, mi scivola la macchina. Ma comunque sei decimo. E fa schifo decimo. No, no, perché l'altro ancora non scende, o chi è sceso solo come full wet. Se una pippa. Allora, Ila propone, se no, le grotte di Nettuno con i suoi 650 gradini. What? Sono rigirato. Oddio mio, però non è possibile, ragazzi. Ma piove, ma come fai? Ragazzi, defollowatevi tutti, basta. Ma piove, ma non è possibile. Ha scelto pure lui il gioco questa sera e guarda che spettacolo che sta offrendo. Almeno finisco il programma, va là. Guarda che cazzo fa! Ma è normale che te giri, tu vai, tocchi l'erba, l'erba non la devi mai toccare, i cordoli non li devi mai toccare. La prima volta che tocco l'erba, non è per quello, è perché... Drogato! Disattivato, disattivato. Io ho detto disattivo, quindi ovviamente... Analfabeta, come sempre, sono io. Grazie, Ila, per l'illuminante consiglio strategico. Davvero, vabbè. Allora, vai, vai, voglio un giro alla Cristo di Dio, vai. Non entra in box, fallo. Non entra in box, fai sto giro. Perché finisci. No? Finisci sto giro! Ma non c'ho niente da fare, non sto in nessun programma, non sto a fare, ma che mi fai fare? Vai! Ok. Fai schifo, sei una vergogna! Ma che vuoi da me? Ora puoi finire il giro. E te credo. 1,25, 652. Ah, è pure migliorato. Beh, guarda, guarda che non stai tanto distante. Ma mi ha detto che faccio schifo adesso. vabbè. Grande Ila. Grande Ila. No, mo non ti stiamo vedendo perché stiamo vedendo un attimo i tempi, però. Ah, ok. Meglio. Adesso c'ho il delta verde. Ah, se c'è il delta verde vai, gira. Metti un po' di esperienza però in quelle cazzo di mani. Oh, ma vai piano, eh. Hai rotti i coglioni. Il problema tuo è che te t'afflosci. Fai... che te devo fa? Francesco, diglielo pure te. Con il tuo soave italiano. Soavemente. Ila, mi piace la tua emoticon. Dove cazzo è acchiappata? Per gatto con occhiali. Brava Ila. Ma sei piaciuto? Vai! 22, 23, 24 e 4! Bravo! Ora sei il figlio di Don Diego della Vega. Mo stavo a guardarla in alto a sinistra. Vabbè, sti cazzi... In basso a destra. In alto a sinistra. E stavo a guardare sì, i tempi. In alto a destra. In alto a sinistra. Centrale sinistra. Mi ci dici un attimo com'è la situazione in Ucraina? Non puoi, non leggo notizie. Adesso lo vuoi sapere? Ah, non puoi saperlo. Ok, guardo io. C'ho il telefono libero. E che sanno... Stanno a bombardare Kiev, tra poco sarà quasi presa, pure Kiev. Ah sì?
Sì, sfollati da ogni dove, però stanno a cercare di portarli in Romania, in Polonia, stanno a cercare di evacuare quasi tutti. Allora, l'ultima notizia di 4 minuti fa, Putin non invierà riservisti e militari leva in Ucraina. Ah, le riserve. Riparti, riparti, riparti. Sì, ci sto, che sto. È normale che non li invia perché non sono pronti. Sì, Stato già mandato a morire miliardi di ragazzi. vabbè. Quindi Comunque, bravo, è un vedi po' che c'è complicato per un po' pensarci. di talento cristallino, c'è in quella materia grezza di fango. Ma che cazzo dici? Non è vero. Eh sì, perché mi ha fatto il sesto tempo. Figa. E Non non stai sarà tanto figa lontano dal effettivamente. secondo. Non stai tanto lontano dal secondo. Ha smesso di piovere. Ti ho detto che P2 so serene. Allora devo puntare lì, anche perché le P3 metto e piove. No, le P3 sono serene, poi le qualifiche sono piove. Le qualifiche sono piove, comunque sia, non l'ho mai sentito da nessuna parte. Poi, fai te. Non lo so se Ila vuole commentare anche questa. Ila mi vuole bene, non commenta un cazzo. Perché mi vuole bene. Siete che sei un pezzo di merda. Ma tu devi stare tranquillo con me, No, però. io non sto tranquillo. Ecco. Stasera, ragazzi, va così stasera. Avanza. Guarda, se te fanno l'intervista, io stacco la live. Mi stanno intervistando. No, ma è davvero. Sì. Ragazzi, la live finisce qui. È stato bello. Stato bello finché è durato, però De Bonsai ha voluto fare un po' lo stronzo e quindi per colpa sua finirà questa live. Non Ma abbiamo perché? visto nulla, non ci ha Fammi fatto sentire nulla, non ci ha vedere uno fatto step vedere ad assa. nulla, Ehi, mi senti però... un attimo? No, l'AS lascia perdere, è peggio da Williams, Ok. si può dire. Sarebbe un passo indietro, non ci andrei mai, rispondo allora. Sto Bravo, bravo! cercando di dirti così di cazzate. Puntiamo all'Alfa Tauri. Hai c'ho un sacco di vernice se muori oggi. Ti Ma mancava dai! adesso, ho dato quale qualche curva. Non ricordo di aver colpito nulla, dovrò guardare il replay. Ammazza, guarda, controlli bene però, eh. No, ho fatto qualcosa per... Capito? Certo. È una giostra che cambia nella forma e nel colore. È proprio una stazione. Cosa? Tu lascia aperte. Oh, vedi, le qualifiche purtroppo. Purtroppo. Le qualifiche sicuramente nel Q3 pioverà. Mentre in gara non piove. Allora, speriamo che Q1 e Q2 sono libere, spuntiamo lì e poi Q3 si va sani di mente. Guasto, sistema di raffreddamento. 3 minuti devo aspettare. Hai rotto i coglioni. Vabbè. Ehi, hey, William! Hello! Qualcuno ha notato una perdita in una delle Ecco. linee del E che refrigerante, dobbiamo quindi la fare? stiamo riparando in questo Aspetta. momento. Tieni duro per il momento finché non Qualcuno ha abbiamo notato una controllato perdita tutto. nelle linee del rifrigerante. Tieni duro. Allora, visto che adesso devo andare a fare pipì, guarderemo The Bonsai. Non sta Ok, io sto zitto uscendo. però ragazzi, mi Sì, dispiace. tranquillo, non devi intrattenere. Tanto devo fare solo pipì al volo. Cioè, intratterrà Francesco Pettelli con un cantico della Valle Incantata. Vai, Oh sì. Francesco! No, ovviamente no con la voce, ma scrivendo. Però vedo che stai ancora nel garage, The Bonsai. Eccomi, sono uscito. Ah, ok. Scusami, no, perché almeno così metto la tua cosa, capito? Ma non... Allora? Ok. Ok, mo ritorno. Francesco scrive yo, yeah, baby, you. Ci Quindi piace questo canto. sta scrivendo Samuel. Vado a fa pipì. De Bonsai, fai la musica in attesa dell'ascensore! Ma che ti zitto! Mi metto a fare la musica, io cerco di concentrarmi, signori. Cerco di fare un buon giro. Ma che poi sto facendo familiarizzazione del tracciato, tra l'altro.
Ok, è affrontabile lo shooter. Posso farla molto meglio, ma è affrontabile. Alonso, levati dai coglioni, però. No, Alonso! Oddio, Alonso! Non mi spingere. Malato di mente. Non sono potuto andare in bagno. Perché? C'è gente. Com'è con l'asciutto, sta la pista? Oh, ti piace? Boh, mi piace, vediamo, non lo so. Vabbè, è semplice, non c'ha curve molto complesse, eh. Bella, mi è piaciuta sta curva. Vedi, ora stai incominciando a fare effetto catapulta alle curve, bravo. Lui ci sto a cercare un po' di siti, fa... Bravo, bravo, bravo. Occhio che qua te puoi sempre rigirare, stai sempre attento. Ecco ragazzi, questo finiamo va. Finiamo il giro con The Bonsai e poi scendiamo in pista pure noi. Ma perché che è rosse? Scusa, noi hai le prime prove l'obbligo 1, mica abbiamo usate e gialle con... Ecco, questa è un'altra stronzata di sto gioco. No, Dina più a sinistra, oh! Sì, ho visto da qui. Più al centro. 1.14 e 4, buon giro. Allora, facciamo familiarizzazione. Supera la velocità media della Speed Trap. E secondo me 1.14.4 può essere buono, giro di riscaldamento. Mo sinceramente non mi ricordo quant'era. Comunque sto a familiarizzazione tracciato adesso. Ok, vai. Sì, sto pure a... E quindi a sei pure... Pur... No! Parlo. Sono un pirla, parlo. Pirla parlo. E quando pirla parlo... Parlo. Bello, questo mi piace. Eh? Questo mi piace. Ok, meno male. Sandokan. Giallo il sole, la forza mi dà. Tu madre è bella. Giallo il sole, la forza mi dà. Ma che cosa dobbiamo cambiare? Ok, il Mijuka Paula Artanna MGUH. Ok, che non so che cosa sia, però facciamo finta di saperlo. Ogni tanto guardo in cam, però mi dimentico che non c'è la cam. È un po' una sorta di inception. Mi dici inception con la C maiuscola? Mi hai fatto la domanda? Sì. Non ho sentito. Vai, gira. Scusa. Vai. No. Muretto dei campioni? No, niente muretto, ho ciccato la porta. Zona di RS in vista. L'avevo fatte tutte viola, giuro, tutte viola sta botta. Sul DMF. Cioè, almeno me ne mancano tre, ma... Vabbè, erano semplici le ultime tre, dai. Però dai, potevo farlo tutto viola. No, fa tutto viola tranne la porta rossa. Fa strategia di gara, ricordate, mi raccomando, eh. Potevo far meglio, però vaffanculo. Mancava quella porticina. Piccina picciò. Piano! Ok, test completato. Mi ha fatto sentire male, ma che sei matto? Ho ottenuto molte informazioni. Lo so, però ho fatto tutto viola. Che hai fatto? Ha fatto tutto il programma viola. Ah, c'era bisogno di far così. Ah, no. No. Mi sono un po' spaventato. Ah, sorry.
La prossima volta che faccio più. De Cristo, sì. Certo, con 732 follower, solo 4 spettatori, a me mi sembra un po' eccessiva la cosa. Anche se comunque un po' siamo... strana, non so. Anche se comunque siamo molti di più. Ma a parte scherzi, non è bot, siamo di più, perché so che siamo di più. Però ovviamente Twitch ci conta come cazzo gli pare a lui. Twitch è figlio di puttana. No! Motherfucker, Twitch, motherfucker. No, no, dai! Mi dissocio. Son of a bitch. Ma magari ci bannano, guarda. Ragazzi, no, poi please, se... Please, Twitch, resolve our problems, please. I was joking. Sentite che inglese influente e fluente. Comunque tutta sta cosa, se ho fatto 3 su 5 alla fine. Vabbè. Però hai fatto un buon tempo, sei secondo. Strategie. Strategia di gara, bravo. Me lo faccio pure io perché è molto importante. Allora, ragazzi, dovete capire che stanza di gara è la cosa più importante che potreste mai fare in tutta la vostra vita. Infatti, in ogni gara c'è sempre strategia di gara. Ti è piaciuta questa spiegazione? Molto, anche la voce. Molto robo. Sì. Niente, Medov. Vabbè. Rimani in attesa. Perché tanto va in bug. Sì. Fra un po' prendiamo la patch per Marco, non vi preoccupate. Non penso possa esistere. Ma tu sei partito, sì? Sì. Ok. Bella Giovi. Comunque l'ass è proprio sfigata. L'ass è proprio sfigata. Cioè, nonostante ha rescisso il contratto con Mazepin e comunque ha perso 30 milioni di dollari di sponsor. Chi che sai che si è comprato Mazepin poi? Che, in che senso? Con chi sta Mazepin mo? Niente, senza... Bah, a piedi. Ah. Dice, nonostante c'è avuto questo problema con questo russo, perché il padre di Mazepin è un oligarca, quindi mortacci sua, questo fine settimana ci saranno i test invernali, gli ultimi test della Formula 1, e quindi la gente si sta a preparare tutto, cazzi e mazzi. I pezzi di tutte e due le macchine sono rimasti in un aeroporto, perché l'aereo che doveva portare i pezzi in Bahrain si è rotto. Che culo. Quindi forse salteranno solo il primo giorno di prove, di test. Saranno felici. Le Madonne stanno a vola alte. Mi superano? Sì. Madonne. Vabbè, cioè, hai appena rescisso il contratto col pilota tuo che ti portava 30 milioni all'anno. No, pure no, no, sì. 30 milioni all'anno, mi pare. Che non so, bruscolini, Però era un pirla, non è bravo a... Era un assassino, era. Era sempre ultimo? Sì. Si scontrava no. Facilmente con l'altro. In Formula 2 era zuzzissimo. Ma infatti, ma Gunther Steiner è stato intelligente perché ha detto: metto Mazepin che mi porta i soldi. Schumi, se da un attimo una svegliata, è un buon pilota. Stai facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Quindi si era fatto la scuderia, proprio i piloti ad hoc. Uno portava i soldi e uno doveva fare punti. Però poi Putin ha deciso: qualcosa deve essere peggiore del Covid?
Certo, io. Pezzo de merda. Mi dissocio. Io no, pezzo di merda. Noi siamo contro la politica aggressiva dell'est. Ma è poi un uomo de merda. Hamilton, tua madre è bella, molto bella. Tua madre non posso dire niente. Sì. Perché... sì, sì. Non lo so, non l'ho mai visto. Io ho visto sempre il padre. È bello? Boh. A me non piace. Orco 2, che curva brutta, brutta. Brutta, brutta, eh. Mi sono dimenticato di frenare. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. No, sta pista mi piace, però sono discontinuo io. Faccio un giro pulito, un giro dopo, un giro dopo. Qua questa è la curva del misfatto. Ma sto sorpasso mi è piaciuto, raga. Se volete faccio la clip e poi la vendete a un euro in giro per i locali. Come NFT. Sì. Che non so cos'è, però io ho detto sì per sembra figo, capito? È qua roba dei criptovalute, mo vabbè, poi te lo spiegherò. Ma tranquillo, tranquillo, vivo nella mia ignoranza. Dove vai, amo? Vado a spacciare un po' di criptovalute, cazzo vuoi? Stai facendo un ottimo lavoro, ci stanno arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Ma comunque i programmi, almeno due programmi, sarei destinato sempre a fare 4 su 5 C. Perché tocca fare record nello speed test là. È impossibile. Con la Williams è impossibile. Lo speed trap, ecco, no, sì, una cosa del genere, vabbè. Sì, è quello che non sono riuscito a fare prima con la familiarizzazione tracciata. Ma io ci sono riuscito, sì. Quant'è sta velocità che tocca pre? No, non lo so, dipende chi è il primo. Tu. Io. Non sei primo? Ma nel tempo, no, nello speed trap. Ah. Lo speed up è a velocità massima. Stuck. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Perché nelle prove libere andiamo bene, poi arriva la gara e ci caghiamo sotto? Bah, non lo so, io sono quarto, ne sono benissimo, eh. Ah sì, è una pista che la prima volta che fai. Però dovrebbe essere semplice. Ma guarda, stai a giocare difficile, Ho capito. Non stai a giocare semplice. Oh. Allallello. Oh, che è successo? No. Che è successo? Mi sono rigirato all'ultimo, ho fatto tutti verdi. Mi sono appena migliorato lo speed trap. Indovina quanto sono? Primo. Programma completato. Dodicesimo. Abbiamo ottenuto dati eccellenti in quella corsa. Ho fatto tutto perfetto. Quindi torna nel garage e ti farò vedere i numeri. Ma perché? Sono un pezzo di merda. Sì, questo è vero. Cioè Putin no, io sì. Vabbè, sei stronzo proprio. Io sarò un pezzo di merda, però tu. Io sono obiettivo. Siamo a corto di carburante. E stai zitto per la miseria. Giri al massimo. Ingegnere zitto.
ricevuto. Vabbè, comunque è suonato bene, diciamo. Sì, io sono molto soddisfatto di te. E poi tocca vedere in qualifica. Va piano, va piano. No, mi schianto, mi schianto. Beh, direi una buona prova libera 2, primo e quarto. Direi che è un risultato eccellente. Mo' mi tocca aspettare sto paguro, porca puttana. Sì, che vai, metteci un altro po', vai, ci aspetta, no, dietro andiamo un po' più lenti. Portacci so, vostri, portacci. Ma sta cosa cambia se cambiamo costruttori, no? In che senso? Sono più veloci gli altri... Ma no, magari a fare i pit stop, però no, a fare queste cose. Sono dei bastardi, allora e basta. Tacci vostri e chi ve paga? The bonsai. 4 minuti e 20. In che senso? All'ala, danno, tempo di riparazione. 4 minuti e 20, ma che cazzo è? Ma però tu hai rotto i coglioni, però, Ti giuro. Ma io se ero il team principal, mi stai a spendere un botte di soldi, mo che ti mandavo via a carci in culo. Ma che avevo 4 minuti per loro? Lentini, signorini. Scusa. Lentini. Allora, posso fare gestione delle gomme per cercare di fare 5 su 5. Questo posso fare, basta. Gestione delle gomme pure io posso fare. Io ho fatto 5 su 5, 3 su 5, 1 su 5. Come hai fatto a fare 5 su 5 strategie di gara con supera la velocità media dello speed trap? Ah, l'ho fatto? Eh sì. Ma no, non c'è. Quello allora, è solo familiarizzazione tracciato. No, ce l'ho pure io, ce l'ho pure strategia di gara. Allora, segna 30 punti, segna 50 più punti, guida per un giro senza uscire dal tracciato, attiva il DRS in tutte le zone durante le prove, termina un giro gestendo l'uso delle gomme. Ah, questo io non ce l'ho, io invece ho super la velocità della media dello speed trap, completo giro conservando carburante, ottiene velocità competitiva in curva, poi diretti. E poi familiarizzazione del tracciato, stessa cosa, super la velocità media dello speed trap, con catena 5 curve, rimani, Io la velocità dello speed trap la ce l'ho su familiarizzazione. Ma tu trappi? Sempre. Bravo. Oh, frate, i sordi, il coso, c'ho il pezzo, la Lamborghini, bam bam bam. Capito? Il cazzo? Il cazzo. Il pezzo. Faccio un mal di testa. Basta. Io c'ho ancora 2030, ora si stop. Ma ritira dalla sessione e facciamo prove libere 3, ma vai, dai. Va bene. Non ti posso neanche ritirarmi. Devo comunque aspettare che finiscono. No, te puoi ritirare. Fai cerchio. Ok, start, ritira dalla sessione. Così andiamo, prova libera 3, vorrei fare la gara pure io, sinceramente. Però non so se gliela famo. Non so se gliela famo, Vabbè, almeno fammi le qualifiche. Devo fare mattina domani. Pure io. Cioè, no, nel senso, domani lavoro. La supera così! Che pazzo, che se lo te risupera, però. Oh! Ah, no! Ti sbrigia! Ah, no! Attenzione. Oh! Tutto sotto controllo, tranquillo. C'è una fight incredibile nelle prove libere. Attenzione! Coglione! A tappia under culo Bottas! Asci tua! Piede queste scintille. Ma le scintille perché escono fuori? È perché il fondo della macchina tocca l'asfalto. Okay. Quello è normale, quello è l'assetto. Porca puttana Eva! Gugu Gaga. Cazzo te ridi? Fa ridere tu. Sorry, mi è uscita proprio spontanea. Altro giorno, che era sabato?
Francesco e Teresa sappiamo una bestemmia in faccia, sappiamo. Ah, è stato molto bello, è stato, è sincero. Io stavo là che ridevo! Pazzo. E io qui mi sono schiantato. Ah, è vero che sei un trapper. Eh sì, avevo finito. Finito. Oddio. Aia. Guarda che puoi benissimo arrivare secondo. Devi solo rimanere qualche cosina. Uno o due decimi. Ottima giornata. Oddio. Tu che ne dici? E tu che ne dici? Pensi che quei problemi siano un cattivo? Che ti chiedono? Potenzialmente mi fa perdere molta sicurezza. Come pensi siano messi? Che cosa? Che si è rotto qua, si sta a romper motore. Non ti ho preso l'opzione tipo la Williams, una merda. Potete, per favore, costruttori che stanno in ascolto. Mo quest'anno partono tutti da zero, partono, perché c'è sta il budget cap e cazzi e mazzo. Workstations. Prov Libre 3. Porca puttana. Ah, fammi cambiare... Che cosa devo cambiare io? Che ti cambia? Devo cambiare... Unità generatore motore riscaldamento. La 31, 7, 10, 11, 30, 63, questo lo cambio. Sì. Unità di controllo elettronico, l'ultimo. Lo so. Però mi pare abbiamo fatto l'aggiornamento della resistenza, quindi può essere che si deteriorerà. Comunque toccherà ricambiarlo. E quelle sono 5 posizioni da penalità in griglia. Oh, cazzo. Quelle non ce le leva nessuno. Però, vabbè, che devo fare? Ma perché stiamo a fare... Io devo andare a fare pipì, però. Vai. Io pure, un attimo. Allora, vai prima te, vai. No, non devo andare a fare pipì io, però. E che devi andare a fare? No, so fare sigaretta, ci metto un attimo. Ah, allora io scendo un attimo in pista, faccio un giro così, tanto per... Vai. E metto già l'assetto che io userò. Velocità massima elevata. Oh, Gesù. No, te la mette. Vabbè, mettila. Oddio, però no, aspetta, tu metti bilanciato. La provo, cambio, dai. Ancora gommarsi. Esci e fa le curve, non so così difficili, ce la posso fare. Ok, allora metti velocità massima elevata. Ci provo. Tanto le prove servono a questo. Sì. Vediamo quanto fa con la velocità massima. Eravamo 12esimi nel punto più veloce, eh? Ricordatelo, ragazzi. Puttana la dog sitter. Come? Boppendell. Il boppendello? Allora, puttano il dog sitter. Così va meglio? Sì. Oh. Oh. Oppidi poppidi po. Vai McLaren, vai. Ricordarti di registrare la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMR. Fumo. Noi registriamo la gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono in Oddio, zitto. Perché mi stavo rigira qua? Ingegnere, zitto. Va bene. Occhio, che è molto instabile la Williams, eh?
Ok. Mi stava a rigirare in un punto dove non mi sono mai rigirato in vita mia. Sacrimento bilanciato. No, provala. Ha detto che puoi provarle. Ti sento male, però. non ti sento proprio sicuro. Magari tu la riesci a tenerla meglio, che ne sai? Malizia, profumo d'intesa. Vediamo quanto fa, ragazzi. .323 6. Battimi questo. Non penso. Mo vediamo. E io che faccio, mo? Gestione delle gomme? Se vuoi puoi pure girare così, Perché c'è 1 su 5 a gestione delle gomme. 1 su 5? Eh sì, ce l'ho da quando pioveva. No, allora fai in giro come Cristo comanda. Dai. Vai. Dai, vai Paolino. Vai Paolino. Comunque non mi hanno mandato l'email, No. No. Penso ormai siano chiusi. Questo lo dico pure a Ila, che pure lei sta seguendo questa vicenda con molta premura. Lei da mo' che mi sta dicendo andiamo al negozio. Da mo' gli è fuoco. No, non è vero. Però giustamente detto, se sta a Roma andiamo al negozio piano. Però io ho proposto, fatemi 80 euro di sconto, che comunque mo so io che sto venendo da voi. Non siete buoni a fare il lavoro vostro. Allora io mi faccio ritirare dalla sessione e vado in bagno. Guardiamo tutti dei bonsai, mettiamogli paura. No. Vado a fare un attimo pipì, Sì. Aspetta, ti trovo. Eccote. Guardate ragazzi, guardate che cosa vi ho fatto. Pulito. Vado bene. Completato. Puoi fare un pelino di meglio, però va bene, dai. No, puoi fare molto di meglio. Vabbè, sì, però vabbè, no, questo è gestione gomme, questo è gestione. Esatto, sì. Vabbè, mo fatto in giro così. Sì. Ma continuo da qua? Sì, sì, fai questo, fai come se questo fosse l'outlap, quindi vai piano. Poi se vuoi famo le qualifiche, se no se vuoi fare qualche altro giro perché te vuoi essere un po' più sicuro. Però comunque come puoi vedere è una pista tra virgolette facile. Sì. Non è difficile. Ecco, ci sono quei 2-3 punti che te puoi rigirare, però...
Ok, mo vai, lanciate, vai. Mo te fai un bel giro per vedere come stai messo a livello di tempo. Ricordate che comunque questa, la macchina non è assettata per le qualifiche, quindi è un giro, tra virgolette, okay, relativo. Però, intanto vediamo già da che base parti. Questa curva la fai molto bene, questa da S. Qua devi stare sempre centrale, devi stare la corsia, però va bene. Ok. Qua perdo un po' di tempo. Vabbè, qua è interpretazione qua la curva. Ognuno fa come cazzo gli pare. Mi pare c'è stato un anno che 20 su 20 piloti, tutti e 20 facevano una diversa dall'altra. Oh. Qua l'ha presa un po' alla rocambolesca. Eh sì. Bravo, mi è piaciuto. Rilanciate, fammi un altro giro lanciato e poi pure vieni qua. Ottimo. Sfavillante. Bravo. È piaciuta? Ingegnere, zitto. Ok. Esatto. Vabbè, ma qua è tutto dritto. Oh! Ha fatto sempre quarto. Vabbè, però 1.13.7. Perez 1.13.2. Beh, però qua ci... Oh, dove vai? Ho messo start. Ritirate prima che succeda qualcos'altro. Non gli andava bene lo start in curva? No. No! Porca puttana! Ma ha fatto tutte cose stranissime! Madonna, no, però guarda quanto siete corti tutti! No, non sono. Sì, ricordate che stai alla Williams, non stai... Guardi io quanto distacco poco gli ho dato. Cazzo. Devi limare qualcosina, la limerai. Se non la limerai, i fiori saranno. Certo. Vabbè, gli applicatori me ne frega un cazzo di sconti. Vogliamo fare le qualifiche e poi chiudere? Dimmi. Sì. Ok. Già in nuvole ci stanno. Uscimo subito. Io vado con velocità massima elevata. Ai. Cosa, io non ho toccato niente, quindi penso, vai come te pare. Vai, non ho toccato nulla. Allora vai così come sei sempre andato. Non lo so che mi ha messo, perché non ho toccato nulla e non so, ma mi ha lasciato quello di prima e velocità. A posto.
una città c'hai, come me. Io ho visto che comunque andavi bene. Cerchiamo di fare subito il tempo, ci... Quindi fai, diciamo, un, tra virgolette, un outlap un pelino ino, un po' più veloce del solito. Ok. Che sicuramente in Q3 piove. Porca troia. Quindi noi ci mettiamo subito belli rilassati, chill, là davanti, facciamo un bei tempi, facciamo... Avevi fatto 1.13.7. Mostra tutta sta gente andando cazzo è uscita. Grande Gasly. Sono 19esimo. Tranquillo, tranquillo. Ancora devi far giro. Ah, ok. Una santa benedetta. Otra merda ho fatto. Quanto hai fatto? 1.13.7. Come prima. E se vuoi fai rientri in box e te fai un altro giro se vuoi. Ok. Sempre proprio le stesse gomme, eh? Sì. Perché se no, se vuoi fare con una gomma tu nuova, poi il Q2 devi qualificare con la gomma media. Non so se gliela fai. Ricordate, stiamo nella Williams, non perché non gliela fai te. Anche perché non gliela faccio io. Ma secondo me un secondo e due lo perdi perché sei nella Williams. Ma tu no, quindi... Tu non guardarmi, lascia per te. Box in questo giro. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Ma quando mai sorpassato? Sorpassato. Oh! Mamma mia, ho visto la Mercedes in the face. Ah, sei uscito prima di me? No, stavi dietro. No, ho sempre stato dietro le Lerche. No, io dico in pista. In pista stavo dietro Leclerc. Sempre stavo dietro Leclerc. Eccomi io, sono arrivato adesso. E non stavo dietro di te. Ah, ok. Ti stavo dietro, stavo dietro Leclerc, stavo. Allora, le gomme sempre queste. Vado. E sai, non vola brutto, Ho un Q2 e un Q3 piove. L'avevo detto. Non so chi Giuliacci, però. Vabbè, io penso che 1.10, penso che sta proprio bello deep. Guardiamo tutti dei bonsai. Ecco. Dai, troppi, tu. Vabbè.
Allora, abbiamo messo così. Abbiamo messo così. Messo così. E così, così. Scusate, avevo messo la telecamera sbagliata. Dai, hai preso sto tempo, mo? Ah, non lo so. Arca 2. Vai. Torna in box, può pure ritirare 1-12. Ho iniziato malissimo, poi non so dove ho recuperato. No, vabbè, non è che inizi. Comunque stavi solo un decimo e 9 sotto, non è che sopra, scusa. Vabbè, posso mettere statici, ho paura, aspetta, fammi fare rettilineo. No, ritirate dalla sessione, poi fai poco. Lo so, ma se faccio start faccio come prima. Ma ci metti 2 secondi a fare ritirare dalla sessione, dai. Ma sai che sei terzo? No, secondo. Bastardi. ma Perez sta... Oddio, iniziano le gocce, vedo le gocce. Allora usciamo subito che gomme rosse, vaffanculo. E devi fare il giro subito però perfetto, perché sennò poi è un problema. Cazzo. Lo so, purtroppo il mondo dell'ansia è questo. Figlia, porco, tu sotto la nasata, Al microfono dopo. Piove già? No. Motore, siamo pronti. Fai esci. No, sembra se non piove più. Però il meteo dice che piove. Ah, ok. E stanno pure tutti usciti tutti, infatti. Oh, sei uscito tu. No. Prima di me. No. Ma stavi davanti, come è successo? Non lo so. Qua perdi tanto. Eh sì, t'ho recuperato un botto, ci calcola. Te supero.
Ma via, scia, via. Fermo troppo presto il prode piatti. Te l'ho detto, tu vai, fai come devi fare, mannaggia miseria. Sto stare davanti. Ripeto, no, non voglio far coatto, però, insomma. Prima l'ho preso, però, ti ricordo. Prima quando? Prima quando stavo offline. Non mi ricordo bene, mo adesso. No, no, non mai preso, te sei rigirato da solo. Ho rotto l'ara. Come rotto l'ara? Sì. Ma quando si andava a sbattere? Prima. È verde, è verdognolo. Quindi potrei anche farcela. Se Kimi mi dà la scia pure, sarebbe perfetto. Dai, finlandese di merda, levati! Vabbè, ragazzi, non c'ho parole. Ma che sfiga c'ho io, ma che sfiga c'ho io. Splendido, hai appena registrato il miglior tempo. Quanto hai fatto? 1.13.5. Ah, sei per girato un botto! Ah. Quanto hai fatto prima? 1.12.7. Che faccio? Continuo? No, di sempre rientrare ai box. Ci resta... Io mi ritiro perché comunque 1.11 penso. Perché devi fare rifornimento ai box, sì. Quello lo fa sempre. Che è successo? Ah, sei tu che ti sei rilato. Sì, ecco, sì, non c'ha senso continuare. Però stavolta mi metti un set di gomme nuovo. Ok. Ci avrei solo un tentativo se passi il Q2. Però, fa niente. Magari aspetti noi che facciamo il primo tentativo. Quando poi rientriamo tutti, tu esci. Così c'è la pista un po' gommata. Cioè, c'è la pista gommata. E non c'è rottura dei coglioni. Ok. Che sennò c'ho paura che poi te le mangi troppo ste gomme per poi partire domani. Cioè domani, scusa, ma in gara. 1.13.2 hanno fatto. Tu prima l'hai massacrati, l'hai, quindi secondo me puoi farlo. Dimmi quando esci che così poi te sì. Quadro. Le gomme nuove. Non medie, rosse però, eh. No, rosse. Ok. Sto uscendo. Ok, sto vedendo un attimo Perez, che tanto tu ti fa l'outlap. Vede Perez che era quello che faceva tempi interessanti. Comunque basta che migliori dei 3 decimi e sei terzo. Ma pure secondo. Pedite. Uno 13.0003. Secondo me ce la puoi fare. Qua perdi tanto. A ste due curve. Non so che aiutarti, come posso aiutarti, perché... Oh, ma questo mi dimenticherci la cosa a gomito. Non dimenticherò. Vabbè, sei ancora all'outlap, sti cazzi. Sì. Poi se vedi proprio che non hai migliorato, fai un altro giro al volo, poi. Senza rientrare in box. Ci proviamo. Ok. Questo possiamo fare.
Vai. Pure qua sto perdendo tempo. Più a destra, poi mette centrale e poi vai a sinistra. Mamma mia, mamma mia. No Marco, non hai capito, stavo talmente attaccato al volante e mi stava tirando appresso. Ho la scrivania addosso, mi stava cascando addosso, ero paurissima. Bravoci! Ridire dalla sessione, va benissimo così. Sì. Lo trovo al tasto start, aspetta. Ok. Madonna. Bravissimo! Te sei pure migliorato ancora di più perché hai fatto 1.12.6. Guarda che bastardo Bottas, sto a dire, mica Bottas. E ora qua, 1.11.8 mi pare. Sì, mi pare 1.118 io. 9 decimi. Lo vedi? E comincia. Sì, ho 8 decimi e 42, scusami. Per mo, noi usciamo, tu aspetta un attimo. Auto pronta a partire, liberate il garage. Te poi posso guardare? No. Sì, basta che vai a infosessione, ci sta la telecamera e poi scegli il pilota. Poi quando mi vedi che io rientro, tu esci. Oh! Ci stavamo a far botto. Sì, visto Daniel Ricciardo, che era lui, mi sa. Sì, c'ho il casco tuo, Daniel. Ti stimo. Te dove stai? Eccoti. Comunque ragazzi, Q1 e Q2, 1-2 Williams, eh? Ma Q2 non dirlo, cioè. Perché? Aspetta. No, il Q2 è... Questo è Q3. Ah, ok. È l'ultima. Ma parto con le medie? No, rosse. Con le rosse che ho usato prima? Sì. Le medie, ripeto, perché stavano a Williams. Non mi sento tanto sicuro a fare le... Ma nemmeno io, perché visto pure io sto a fare le rosse, eh. Non è che sto a fare... Oddio, chi è questo? Verstacchio. Grande Verstappen. Grazie.
No, sta nudo in canna. Fantastico, hai registrato il miglior tempo. No, aspetta, fammi rientrare nel box, perché mo c'è ancora gente che gira e te dà fastidio. Voglio che giri, capito? Senza proprio nessuno. C'è il 4% di pioggia. Infatti, ma te l'ho detto, non piove più. Guarda, mo piove in gara, Sta aumentando la percentuale, però. 6%, 12%, 42%. Tra 60 minuti, 42%. 60 minuti non ci stiamo più noi. Però vuol dire che piove in gara, forse. No, il giorno dopo, 60 minuti è un'ora, noi gareggiamo il giorno dopo. Così c'è tutta la tabella dei tempi, così vedi che tempo devi fa, sotto giù. Certo, 1:10:08 se mi batti... No, impossibile. Dovato. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Vai, esci. T'ho detto troppo tardi, sorry. Si aspettava, Sì. Vai. Vai. Ma guarda, ragazzi, guarderemo del bonsai. Tanto se cambiamo le gomme. Eccome. Ecco, te vedemo. Allora, orca troia. Che? No, no, niente, stavo a vedere un attimo i tempi qua. Stanno belli artini, stanno. Azz. No, come azz, è buono. Stanno 1:13. Ah, ok. Quel senso. Fammi il tempo di prima e 6 secondi, tranquillamente. Poi, se pure migliori, non è che ci fa schifo, Noi l'allergia di merda. Ragazzi, se rinate, non rinate, non riesci, non, vabbè, non rinascete allergici. Rinascete. Che ci rinascete, forse? Non lo so. Non lo so, Ila, correggici se sbagliamo. Se sbaglio, no, se sbagliamo. Non rinate allergici. Non lo so, non vorrei peggiorare che ha preso. Vai! Tu zitto, tu guida! Allora. Sono a retro. Box in questo giro. Rientra subito e cambia le cose, vai. E poi riesci. No, è basta. No, che basta? Non hai consumato per niente le gomme. Vai. Un giro poi fa. Dove sono andato? Dove cazzo sei andato? Buono. Vai, che gliela può fa. Ma... No, mi dato no. Aspetta, vediamo, sentimo. Te l'ho detto perché quella curva è stronza. Perdi tanto tempo, però neanche puoi osare troppo, perché sennò...
Ancora non mi ero rotto su sta pista. Quindi stai migliorando. Quanto ti dice? Ho spencolato un 3. Ah sì, ecco, ti vedo. Mo sei entrato. Dai, regà. Oh, allora vai, usciamo pure insieme. Esco prima io, così ti do un po' di scia. E tu stai tranquillo che non mi becchi. Bene. Ha detto Ila che il rinascente era giusto. Vedi che a forza di correggermi, hai sbagliato. Dimmi quando esci che subito ho detto premo 3 anni prima. 6 secondi, 5, 4, 3, siamo tutti pronti? 2, ok, si 1. Parte. Io ho fatto a 6 secondi, ho fatto. Vediamo. Niente, non riusciamo a te. No, ecco, te vedo, sei uscito prima tu, eh? No, sono ancora dentro io. Ma come sei ancora dentro? Io ti ho visto uscire. Niente, sto dietro. Ma perché questa cosa? Ma ti vedo uscire prima. Vabbè, mo se scambiamo la posizione, tranquillo. Siamo 3 minuti, belli dip. Ammazza subito così? Eh sì. Vabbè, ma ti sta dietro poi una certa, eh? No, Marco! Che poi certo la scelta l'ho data nel giro, no, non adesso, perché adesso non te cambia un cazzo, però vabbè. Eh sì. Infatti su sto rettilineo non mettiamo il DRS. Così affrontiamo, okay. Capito, la curva bella come deve essere fatta. Vai, orco! E te faccio da traino. Tanto io se sto a 3 decimi, no, dammi il tempo mio. Io la faccio. Vai, te faccio da traino io, continua! Adesso ti faccio da traino, no? Vai, piame tutta la scia. Vai. Niente. Quanto hai fatto? 1:13:07. Ah, vabbè, però vai bene su sta pista. Vai. Mi ritiro. Che schifo. Ah, va bene, poi in gara poi te recuperi, dai. Vabbè, purtroppo è tardi. Sì, sono le 11:35. Vediamo un attimo la classifica finale. Peccato. Minchia. Mamma mia. Va bene. Brutta storia, dai. Dai, pure la gara te faccio uscire una safety car piccolina e via. No. A quanto pare non riesco a finire più una gara.
Ok, allora ci fermiamo così. Qualificazione. Dovremmo avere buone. Allora, signori. Noi vi diamo appuntamento a quando? Domani sera. Domani sera. Non so, tu ci stai? Io sì. Ok, poi decidiamo insieme cosa porteremo. Va bene. Niente, ci sentiamo domani, ragazzi. Mi raccomando, vi aggiorneremo anche per quanto riguarda il caso follower. Buono francese. Che? Ah, buono francese, eccolo. Salve notte, crederci. Grande, salve notte, bellissima. Andate a vedere il video su YouTube della bomba, molto bello. Per favore. E niente, quindi domani torniamo con El